assolutamente un centro di eccellenza che offre servizi importanti e fondamentali alla collettività. Io credo che chi oggi, dopo questa pandemia, tende ancora a creare una contrapposizione tra pubblico e privato e non si rende conto invece che dobbiamo creare le condizioni per una sinergia attraverso il coinvolgimento del privato, un privato convenzionato. D'altronde non dobbiamo dimenticare che se oggi il nostro paese sta uscendo da questa pandemia è anche perché abbiamo potuto contare su un grande sostegno da parte della sanità privata, che ci ha aiutato non solo nella fase emergenziale ma anche nel piano di vaccinazione. Quindi io credo ci sia bisogno di uscire da questa logica, di prendere atto che c'è bisogno del contributo di tutti, ognuno con le proprie competenze. Credo che solo così possiamo costruire un percorso che arrivi a dare finalmente anche ai calabresi una sanità di qualità e facilmente accessibile. La sanità deve investire di più e dobbiamo prendere coscienza di quanto è importante questo servizio che viene dato non solamente ai pazienti ma anche alle famiglie, nella consapevolezza che è un tratto in cui diventa fondamentale avere un sostegno, essere sostenuti, essere seguiti. Quindi questa è una realtà, un'eccellenza, una struttura che sicuramente dà questa risposta, e credo che dobbiamo prendere esempio laddove ci sono delle belle realtà e mutuarle in tutto il paese, perché ci sono zone del nostro paese che non hanno realtà come queste. Quindi dobbiamo implementare, ripeto, nella consapevolezza che significa dare un sostegno fondamentale nel momento più difficile della vita di un cittadino, ma anche nella vita dei cari e dei parenti. Quindi è una responsabilità che ci dobbiamo assumere.